Ragazzi, oggi siamo qua su PES 19 con il nostro Torino. Grazie all'ultimo episodio siamo un po' risollevati, siamo in 13ª posizione. Oggi andremo a affrontare Empoli e credo Genoa, se non cambia niente. Quindi dovrebbero essere punti abbastanza fattibili. Allora, vediamo un po'. Baselli è terribilmente depresso, non so perché. Quindi mettiamo. Chi mettiamo? Nessuno. Noi abbiamo centrocampisti centrali, quindi bisogna assolutamente nel prossimo mercato rifornirci perché siamo messi veramente malissimo. Oggi Caramò, titolare, che è in grande forma. Mettiamo De Silvestri, che è più in forma di Gomez. Qua siamo messi così. Allora, Nicolas è abbastanza stanco, ma vedo che bene o male tutti sono stanchi, quindi lasciamo bene o male così la squadra e andiamo a giocarci questa partita contro l'Empoli che dovrebbero, in cui dovrebbero essere 3 punti abbastanza facili, ma si sa che niente è facile quando sei di fronte una squadra che deve lottare per la salvezza, come l'Empoli. Adesso non ho visto in che posizione è l'Empoli, Salve però amici, confido di caloroso saluto potercela da tutti fare. voi. Le previsioni meteo Dai, Caramò, prevedono oggi grande pioggia e neve. opportunità, Quanto pare titolare, hanno indovinato. non Cielo deludermi. sereno e terso stasera. Soriano, De Nemmeno ombra di Silvestri, un'ombra. Rincon. Condizioni perfette per una partita No, di pallone che si Rincon, mi preannuncia spettacolare. fai arrabbiare I così. Mi giocatori insieme ai tifosi fai vogliono arrabbiare. vedere i loro sogni volare Bravo verso un Izzo. manto stellato in questa No, splendida bravo notte. fino a un certo punto. Questo è un palcoscenico e il portiere dice Mamma no. mia, Meret cosa ha parato. Meret ha fatto un miracolo. Un miracolo. Baselli A Baselli che cerca la profondità. cazzo è. Vabbè. Micedlice prova la giocata nello spazio. Bravo Nicolas. Baselli. Il Torino ha deluso Dai, ripetutamente i Dybala. propri tifosi di recente, non vince in casa ormai da 5-2. Caramò. Soriano. E Non ha vabbè. dubbi, E calcio vabbè. di punizione. Questo è quasi da rosso. La palla manco l'ha guardata, la palla manco l'ha guardata, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Un giallo tranquillo gli ha dato. Vabbè, Baselli. De Silvestri. Qualcuno che si... niente. Vuole la Ciò che profondità, devo prova fare? il filtrante, Nessuno che lancia si il compagno nello spazio. sovrappone. Questa squadra. Sono tutti dei cadaveri ambulanti a volte. Bravo Meret. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona Si opportunità. Al riparte. centro c'è Meret sempre per meno Cordoba, spazio, Rincon. bisogna essere precisi e veloci nel Bravo passaggio. Rincon, dai. Baselli. Baselli, Cordoba. Bravo Davvero una bella serie di Ansaldi. passaggi questa. E perde Vabbè. duello fisico Siamo con l'avversario. prestatissimi, prestatissimi. Il Torino arriva a questa partita reduce da una vittoria Bravo bella ma Nicolas. sofferta nell'ultimo Bravo minuto. Nicolas, Dybala. 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 È un grande Mamma rimpallo solo. mia, devastante Dybala. Che Quando grande parata. parte non lo È ferma stato nessuno. bravissimo. Questa è una grande parata. Calcio d'angolo, Baselli. Pizza di Soriano. testa. Ma che ti sei Non mangiato, trova porta Soriano? davvero per pochi centimetri. C'è andato Ma che molto sei peggio di mangiato, prima. Soriano? Un'ottima conclusione. Cioè, era gol. Era gol. Bastava prenderla un pochino decentemente ed era gol quello. Il portiere era battuto. Vabbè, Izzo, dai. Bravo Armandino. Bravo Ansaldi. Cerca un E no, compagno e ora deve concludere. Il portiere si oppone. Ci prova. E che E c'è fortuna rigore però, per il ma Torino. com'è? Cioè, non ci credo io. Il La portiere è stato bravo stavamo... sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto Siamo provare passati pronto, ma ha dal gol. intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il Guarda qua, pallone. Meret, ottima parata, ma Nicolas va a vuoto, non so Micedlice dove va. porta a casa la terza Questo rete della prende la stagione. traversa, la palla entra, poi riesce, quindi ha avuto Punteggio di abbastanza 1-0 fortuna. Vabbè. all'effetto. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro Non sarà approccio alla facile. partita. Cordoba. Soriano. Soriano. Dybala, ottimo Ma intervento. Dybala, porca miseria. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa Mi e hai non è deluso. riuscito a mettersi in posizione per tirare in Mi hai porta. de... Bravo Nicolas. Dai, Ansaldi. Soriano. Su, La mette su. davanti. Alziamo, alziamo sto gioco. Caramò. Vuole il lancio.
lancio filtrante. Vabbè, niente, nostra. Si mette una pezza. Riusciamo almeno a pareggiare prima della fine del primo tempo? Non credo, però. Cerca spazio. Carabò. La butta in mezzo. Cross allontanato, niente di fatto. Niente, mamma mia che sfiga. Si libera della palla. Izzo, niente, non ci arriva. Prova a verticalizzare. Cerca un'azione veloce. Cerca spazio. Ottimo pallone in profondità. E passa. Mansaldi. Perché Ansaldi va a Passo vuoto? personale. Conoscendolo sono sicuro che Lo cercherà devi di spiegare mettersi in Ansaldi evidenza. perché va a Magari ci vuoto. riproverà ancora. Prova a cambiare la situazione con una Dybala. giocata in avanti. Analizza le opzioni a Soriano disposizione per mentre cerca di Cordoba. mantenere il possesso. La palla è buona, Cordoba. Ansaldi, buon Ansaldi. traversone. Dybala, ma Bell'intervento esce bene il del portiere. portiere. Fine primo tempo, L'arbitro 1-0 per manda tutti a l'Empoli. prendere un tè caldo. Si Non chiude così stiamo il primo giocando tempo. malissimo, ma Finiscono neanche 45 bene, minuti di neanche calcio. bene. Una prima parte non certo Continuiamo amare di così. emozioni, Con questa nonostante ci sia un formazione solo gol io al spero che reperto. si possa fare qualcosa. Non è stata una prestazione molto convincente. Possono fare molto meglio di così. Devono recuperare Non stiamo fiducia e non andando farsi per prendere dalla niente smania di bene, per rimontare. niente. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Però Il si sa. Torino ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve Bravo De assolutamente Silvestri. affrontare questo secondo Bravo, tempo con un bravo, approccio completamente bravo. diverso. Dobbiamo un po' Riprende migliorare la la mano la squadra, partita soprattutto fino in al punto della fase ripresa. di non possesso, perché molto spesso ci trova con dei buchi difensivi abnormi. Sceglie di battere conti. La palla è in tocca con la testa. Mamma mia. Dai, Non è riuscito a metterla dentro. Ci hanno provato sul ragazzi. serio, portando molti uomini Che all'interno dell'area di ansia. rigore. Che ansia. Meret. Dybala salta, ma non ci arriva nessuno in realtà. Antonelli. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Maietta. L'Empoli reduce da una prestazione Oh. deludente, che i tifosi della stampa imputano soprattutto alla tattica scelta dall'allenatore. Sì, l'allenatore Bravo non si è tirato Izzo. indietro, ci ha messo la faccia. Nel post-partita si è assunto Dybala per tutte le responsabilità. Caramò. È innegabile che il risultato Caramò. sia stato condizionato anche e soprattutto dalle sue scelte tattiche. Cioè, Cordoba. Pronto al tiro! Cordoba! 1-1. Cordoba fa un Grande azione, grandissimo gol, tutta la squadra nato si è da una mossa grandissima azione, perfettamente che col parte da tempo Dybala per giusto. Caramò, Ha sfruttato nella che maniera poi migliore va questo su poco Vaselli, tempo. che per fortuna la palla rimane lì e Cordoba riesce a fare un bel tiro. Che qua c'era pure il rigore nel caso, perché l'ha falciato in pieno. Facciamo qualche cambio. Rincon lo vedo abbastanza assente oggi. Dybala si sente assente, però non posso mettere Zaza. Non posso. Dembélé. Dembélé, mi fido di Dembélé. Sento che può darmi L'arbitro dice di qualcosa. aspettare prima di riprendere il gioco. Magari può Rivista, darci può un gol. richiedere Che qualcosa. L'arbitro interrompe non il sarebbe gioco fatto una per brutta permettere idea. un'ambiguosa sostituzione. Due cambi 1-1, drastici, Pablo, ma bene. evidentemente l'allenatore lo Momento, riteneva risultato è necessario. giusto. Si 1-1, un ricomincia da pareggio è una quello situazione di parità. che Bel botto di sarebbe più risposta. consono a Ora questa vediamo partita se qui. si gettano all'inseguimento della vittoria. Dembélé recupera un buon pallone, ma il difensore Bravi, difensore. Dybala. La generosità che ha mostrato anche in Vabbè, questa niente. occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Bravo Ansaldi. Nicolas. Cerca in Nicolas. fondo, palla al piede. Esce palla al piede. Vuole la profondità. Prova il Vaselli. filtrante. Cordoba. Cerca un Continua Vaselli, compagno. continua Vaselli, continua. Cordoba. No. Allontana il pallone. C'è un giocatore in Uno si è difficoltà. fatto Si è male, sempre Krunic. doloso. Vediamo se riesce a Anzi, no, individuare. micelizze. Continua a giocare. Dovrebbe Sospiro essere. da No, combattente Krunic. alla meglio. Perché adesso io micelizzo? Non lo Vedo che so. la difesa non sale più. Non punta sul fondo. Ansaldi prova a scattarlo, ma Devono non proteggersi dalle riesce. bucate. Non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi Vaselli. negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la Cordoba. tattica è questa. Ecco, ma è una tattica Dove giusta vai soprattutto quando Cordoba? fanno male. Ma guarda Fabio, ogni Anzi, strategia Soriano, che ha dei passaggio fai, pro e Soriano? dei contro. Non si può fare un discorso assoluto. Perché Cordoba, Considerando poveretto. l'abilità di questa squadra nel gioco in No, profondità, Ansaldi. credo abbiano ragione. Con questi non puoi correre. Può concludere. Pareggio Vabbè, ma che 1-1 gol al ha fatto Torino. questo? Una Sì, vabbè, grande sto gioco è partita. veramente assurdo. Cioè, è 1-2 ben fatto che ha difficilissimo. sorpreso la difesa e lo ha messo in Guarda condizione qua. di andare in rete. Difesa come sempre L'Empoli ha bucata, buttato subito il pallone. rigorosamente bucata, Era semmai chiaramente in che. debito d'ossigeno. Non poteva più Addio. continuare così. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa Dembélé. interessante.
I loro sforzi sono Dembélé. Stati premiati con il vantaggio, ma dovranno darsi da fare per difenderlo. Dembélé. Dembélé. Ci prova da solo. No! Soriano. Peccato, peccato. Baselli. Non ce l'ha nessuno, non ci va, tranne Nicola, no, tranne Meite che sbaglia tutto. Sbaglia tutto. Ma va quel paese. Non si riesce a uscirne. Adesso parito bruttissimo. Soriano. Dybala. Soriano. Dentro il pallone, teso. Non c'è nessuno. Nessuno arriva sul cross. Non c'è nessuno. Baselli. Dybala. Oh, Cordoba. No, perché Cordoba non ti ha... Ho detto di tirare subito al volo, Cordoba non l'ha fatto. Ma che aspettava? Baselli. Ansaldi. Ansaldi verso il Dybala, niente. Palla in avanti verso il compagno. Soriano. Sì, vabbè. Ma sì, dai, va bene. Ma la fila qui, 2-1 per l'Empoli. Ce la siamo mangiata. Questa ce la siamo mangiata. Fa male perdere, soprattutto quando hai avuto così tante mamma occasioni. Mia, mamma mia, che periodo. Non vedo l'ora che arriva gennaio. Che periodo. Non riusciamo veramente a farci niente. Aiutatemi. Aiutatemi, qualcuno che mi aiuti. Allora, vabbè, calciatore dell'anno Asia. Capirai. Paulinho. Gasaka. Allora, vabbè, classifica del club aggiornata. Ho ricevuto un'offerta in casa Parma. Piacerebbe, ma già su FIFA sono sul Parma, quindi no. In casa Aldosivi. Vabbè, Aldosivi non so che roba sia. E non voglio neanche saperlo, forse. Parma... Sassuolo, Chiesport, Parma e Aldosivi. No, vabbè, non ci interessano. Database, titoli individuali. Sì, lo so, ho capito. E classifica dei club. Ma saremo ultimi, immagino. Siamo quarantesimi. Beh. Comunque, ma la difficoltà è... L'avevo cambiata. Sì, l'avevo cambiata. Sì, era Superstar, ok. Niente, andiamo avanti allora. Alla prossima partita contro il Genoa. Che succede? Ah, ok. Prossima partita, Genoa-Torino. Ancora. Chi è Amaral poi? È del Gremio. C'è Belotti? Ma che ca... Ma c'è Belotti nel Targueral? Ma che cazzarola... Vabbè, ok. Allora... Andiamoci a giocare così, per forza di cose. E... Speriamo. Sinceramente, ormai sono veramente... giù di morale, non ce ne va bene mezza e continua a non andarcene bene mezza, il che mi rende abbastanza infastidito, perché comunque sto provando a fare i miracoli ma non gliela faccio. Qua c'è la neve, che sia forse il destino di una probabile vittoria, magari la neve, non sa mai. E la neve è caduta senza sosta per buona parte della giornata. Un caloroso grazie va rivolto al personale dello stadio che ha garantito lo svolgimento della partita. Ci hanno informati che bravo. Hanno incontrato delle difficoltà nel raggiungimento del pianto. Ma Gomez, perché Ansaldi va via poi? Lo spettacolo che ci attende stasera. Bravi Ansaldi. È certamente un'accoglienza degna del blasone Dybala. Della squadra in campo. Dybala, ma che brutto passaggio Ansaldi, fatelo dire. Baselli. Baselli. Dybala.
Dybala, Dybala! 1-0 Torino. Che sia la neve a portare bene. Allora che nevichi sempre, cazzo. Bravo, bravo Vaselli, che recupera palla qui. E prima del fallo riesce a passarla. Questo era giallo comunque. Dybala fa un grande gol. Oh, ma è giallo? Oh, ma è il giallo? Ma che è sta mafia? Me l'hai falciato completamente. Questo gioco nei falli c'è qualcosa che non va, nei cartellini. Non ha davvero senso. Bravo Izzo. Dai che ne vinciamo una, dai che ne vinciamo una, su. Gomez per Soriano. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Alza la palla in profondità. No. Sì, ma che gioco che è il City? Cioè, ma che cavolo è? Come giocano questi? È Genoa, ragazzi, Poi fuori gioco di pochissimo, tra l'altro. Abbiamo rischiato davvero tanto. Nicolas. Vaselli. No, se passava. Era una buona azione questa. C'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso. Sì, Fabio, stanno adottando il tipico sistema di gioco del Gomez. Un sistema che toglie punti di riferimento. Dybala. Vaselli. Esatto, la chiave è proprio questa, l'imprevedibilità. Dembélé scatta bene. Gomez, Vaselli. Dai Soriano, dai Soriano. Su. Gomez. Dembélé. Per Gomez di tacco poi. Dybala, niente. Povero me. Dybala non c'è arrivato. Bravo Soriano. Dembélé per Dybala. Vaselli. 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 Vaselli, no. Sarebbe stato davvero un gol bellissimo. Ma fuori di pochissimo. Cioè, Dembélé la passa. Dybala tocca un po' di tacchettino. E Vaselli si mangia un gol. Vabbè, che se opera dello scarso fattore fisico può essere. Oh, sta dominando, Se perdiamo questa veramente mi dimetto, Cerca un compagno. Vado a Parma, anzi a Sassuolo vado. Quasi quasi. No, ma che passaggio brutto. Posso fare il passaggio io. No, Nicolas. Ansaldi. Soriano. Izzo, Izzo, tiello Izzo. Bravo Ansaldi. Bravo Soriano. Fallo, nessun dubbio. Mamma mia. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Sì, di due parole, va. Cazzo. Ma se mi dava giallo bestemmiavo, Non c'erano abbastanza uomini in area di rigore. Bravo Berenguer, su. Partiamo. Berenguer, Dybala, scatta Dybala da qualche parte. Scatta Dybala da qualche parte. L'arbitro manda tutti. Porca miseria. Vabbè, 1-0, primo tempo, gol di Dybala. Che sembra che sia tornato decisivo. Già due gol in due partite. Il nostro attaccante sta reagendo alle critiche. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. No. 1-0 e siamo nell'intervallo. Bravo Rincon, no! Si ricomincia. Perché te ne vai Rincon? Perché te ne vai? Un vantaggio di miracolo di Sammeret. Sammeret. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Ansaldi. Il Torino. Ansaldi. Dopo la sconfitta di misura rimediata nel Dybala. 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 Occhio può andare. Vabbè, in 3 contro 2 lui. Duello. Ha fatto quello che poteva. Però non ha fallo. Vabbè. E ancora. E che cavolo. Voi si facciano di continuo. L'arbitro lo richiama. Vaselli. Gomez. Una il Vaselli. Ora sa di essere marcato a vista. Gomez. Un altro fallo. Gomez. E potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. Dembélé. No. Radupar. Bene, ma non deve esagerare.
Ilian. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Attenzione. Adesso permette alla squadra di gestire la partita. Genoa. Ok, rimessa laterale per noi. Per pensare di far trascorrere i minuti che rimangono fino al 90esimo e basta. La squadra deve Bravi ragazzi, Soriano, su. E cercare il secondo gol. Berenguer. Ecco Dybala. Dybala. Cerca spazio. Per alzare, ma che pallaccia. Adesso cambio qualcuno che è meglio, va. Rincon, Meite, Caramo e no, Ansaldi. Facciamo Ansaldi per Aina. Non è il suo ruolo, ma Ansaldi stanco, non corre più. Va bene, dai, su. Teniamo sto 1-0, che non è tanto, però adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica. Almeno ci darebbe 3 punti che sarebbero oro colato. Pallone lungo in verticale. Cerca spazio. Izzo Tiendo. Prova la giocata nello spazio. Nicolas. Baselli per Soriano. Soriano riparte. La strada giusta per riaprire la partita. Soriano. Devono buttarsi in avanti. Proprio così. Dybala. Soriano. Soriano. 2-0. Dovrebbe averla chiusa. Dovrebbe averla chiusa. Grazie alla neve di oggi che ci sta portando fortuna per una volta. Grandissimo gol di Soriano comunque. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Grandissimo gol di Soriano. E siamo 2. 2-0 per noi. Buono. Direzione precisa dopo il secondo gol. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Dai, su. Gomez. Prova con la palla lunga. Nicolas. Il Genoa sembra un po' corto di Gomez per Caramo. Cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggio. Caramo. Ma è una strategia per Dybala, questo è fallo. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Cos'è successo? Perché? Perché? Ma cosa? Ma che cazzo? Fallo mio? Questi che. Ma io l'ho detto ragazzi, qua c'è qualche problema sui falli in questo gioco, secondo me. Sono fatti molto male i falli, eh. Cioè, non ha senso. Soriano. Per Dybala. Intervenuto quando c'era bisogno. Ah. Il portiere la calcia lontano. Aina. Berenguer. L'azione poteva diventare Soriano. Baselli. Baselli. E Soriano. No, Soriano. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Ma come è potuto accadere? Di pochissimo uscita, di pochissimo. Bravo, qui il giudice di gara. Ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora perché? La munizione. Ma che ca... Non l'avevo visto, sinceramente. Ma che falli sono? Qual è il senso? Vabbè. Bravo Izzo. Provano a ripartire da dietro. Ok. Eccolo, il Torino 2, Genoa 0. Buono. Buono, buono, buono. Finalmente si torna alla vittoria. E ci voleva, e ci voleva. Comunque abbiamo dominata. Viene in campo Dybala. Sono d'accordo. Ora siamo 12esimi. Bene, dai. Quasi metà classifica. Obiettivo è l'Europa League. Anche se è impossibile, che è a 30 punti, è a 9 punti di distacco. È ormai andato il treno. Il porto mensile: 2 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte. Così, così. Assist migliore Baselli. Motostante media migliore Baselli. E gol Soriano, Baselli di Cordoba. No, Dybala in realtà ha vinto. Che cavolo dite? Vabbè. Dribbling Soriano, tiro Soriano, passaggio Soriano, contrasti 10, riusciti Nicolas, ricevuti Soriano. Vabbè, un mese mediocre, non buono. Non voglio allenare nessuno io.
Moretti si tirerà. Bene, sono contento. Allora, Moretti si è abbassato di overall. Dybala 89. Bene. Ho capito. Non mi interessa niente. Cioè, devo rispondere per forza. Chiudiamo. Chiudiamo. Ok. Andiamo avanti. Confermo. Mio squadra del mese. Non c'è neanche uno nostro. Ok. Si apre il mercato. Ci serve un attaccante, quindi Zaza va venduto. Abbiamo 3 milioni, non ci facciamo niente di niente. Primavera, che è successo? Bin Faisal 57. Sto qui potrebbe diventare fortino. 60-66. Vabbè, dai, abbiamo un buon, diciamo, un buon settore giovanile, non il top dei top, però. Spero anche di un'offerta per Zaza, perché veramente. No, niente, niente offerta per Zaza. Vi prego, vi prego. Voglio venderlo. Dov'è Zaza? Aperto offerte. Ok. Facciamo così. Poi chi vendiamo? Io venderei Sirigu. Solo per il semplice fatto che dopo abbiamo già Meite. Sì, Meite, cosa sto dicendo? Abbiamo Meret che è già quasi più forte. E come secondo Ichazo va benissimo. De Silvestri lo venderei prima che cali di valore. Poi che abbiamo qua? Anche Rincon non mi sta facendo impazzire quest'anno. Anche Izzo non è sta gran cosa. Ansaldi. Vediamo se arriva qualcosa di interessante per Ansaldi. Volevo dire, non Ansaldi. Per il resto è a posto così. Direi che va bene. E ragazzi, concluderei qua il video. Vi ringrazio. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.